Come di consueto il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri ad inizio anno traccia un bilancio di quello che è stato il 2022. 18 sedute effettuate, 52 leggi approvate con un 66% in più rispetto al 2021, 35 sedute dei capigruppo, 20 dell'ufficio di presidenza. Tra le leggi di maggiore impatto registro tumori, quella per ciechi e sordomuti, parchi ambiente, comune e usi civici, riordino del sistema turistico e legge di stabilità, formazione e sicurezza sul lavoro e tanto altro. Diversi anche i bandi gestiti direttamente dal Consiglio ma importanti pure le misure associative segno del pendolarismo studentesco nelle aree svantaggiate con 275 euro stanziati significative poi le azioni per la realizzazione del collegamento meccanizzato tra il terminal e biale rendila la valorizzazione di castel camponeschi oltre al museo della ricostruzione opere di cui il consiglio è soggetto attuatore ci sono poi le assunzioni 18 e svariate iniziative culturali come quella della transumanza portate avanti insomma un bilancio più che positivo per sospiri si è chiuso eh, con l'approvazione di tutti i rendiconti, dell'assestamento, della legge di bilancio, eh, con un ritrovato rapporto di confronto certamente duro con le opposizioni, ma mh, che, che rischiava di degenerare in una precampagna elettorale che non avrebbe fatto bene all'Abruzzo e certamente avrebbe reso meno produttiva l'Assemblea legislativa. Abbiamo diciamo, chiuso l'anno con l'approvazione del testo unico sul turismo. Lo riprenderemo con l'approvazione del testo unico sulla cultura e con la nuova legge urbanistica regionale. Eh, sono tre eh, riforme strutturali, tre testi unici. E con la rete sanitaria, con la riprogrammazione della nostra offerta sanitaria e la nostra rete sanitaria. Insomma, quindi inizieremo con tre temi di grande importanza, che sono certo eh, porteranno innovazione ed efficienza all'Abruzzo.